Nel mese di febbraio ho acquistato due apparati per Giuseppe, due Alan 48 che ho elaborato e glieli ho mandati. Poi, siccome che è rimasto contento, forse qualche amico avrà visto come sono venuti i lavori, mi ha chiesto di prepararne un altro. Però, rispetto ad allora, i prezzi sono lievitati di parecchio su questi apparati qua. Quindi ho trovato a prezzo contenuto, per modo di dire, rispetto ai prezzi attuali, questi due Alan 68. Lui me ne ha chiesto uno per un suo amico, però mi trovavo e ne ho preso due. Adesso quindi incomincio ad elaborarne uno più o meno come ho fatto con gli altri due nel mese di febbraio. Così uno lo metto da parte e all'altro incomincio a fare qualcosa. Allora, questo è il sigillo da garanzia, adesso lo rompiamo, quindi lo proviamo prima. Andiamo sul 22. Potenza e modulazione. E quindi lo apriamo, rompiamo il sigillo. E anche la radio dell'amico di Giuseppe è pronta. Allora, è stato aumentato la potenza tagliando il filo sotto il ponticello che suggerisce la Midland. È stato aumentato la modulazione tagliando il ponticello che stava qui. Però non è bastato, ho dovuto fare un'altra operazione per migliorare la modulazione ulteriormente. E poi ho messo la scheda eco, quella che ha il Roger VIP incorporato. Quindi lo dico Giuseppe anche al tuo amico per le regolazioni se eventualmente non gli piace come l'ho regolata io. Allora questo è il tono più acuto o più grave. Da qui si regola la durata del tono. Abbiamo l'entrata della bassa frequenza che io non consiglio di toccare, quello che è il segnale che arriva dal microfono. Uscita della bassa frequenza, uscita audio. Da qui si regolano le ripetizioni. Con questo invece si regolano la velocità, il delay. Io l'ho fatto lento così, però puoi accelerarlo se non ti piace. Questa è la simmetria, l'ho regolata io e non si tocca. E quindi dobbiamo solo chiuderlo e provarlo. Però prima volevo dire che per quanto riguarda il preascolto, ho messo questa resistenza qui sulla linea dell'altoparlante di 68 ohm che si inserisce dal CBPA. Da qui non solo si inserisce l'eco e si esclude, ma si inserisce e si esclude anche il preascolto. Quindi, come si può vedere, l'operazione, lo dico sempre, non è stata tanto invasiva anche per quanto riguarda l'aspetto estetico, è rimasto pulito la radio internamente. E allora proviamo. Allora, come prima cosa proviamo la potenza e la modulazione. Abbiamo un attimo che metto il flash sul telefonino, se no non si vede offuscato. Allora abbiamo detto sono 12 watt. Ora! Ora! In modulazione abbiamo 20-26. Ora! Ora! Forse qualcosa in più. Allora, abbiamo detto preascolto, ecco. Iniziamo un filo, cominciamo con un filo, sarebbe quello che si utilizza. Prova! Attenzione, attenzione alla frequenza CQ. Uno, due, tre, prova.
forse devo abbassare un po' le ripetizioni, perché adesso se lo alzo poi se ne va per fatti suoi. Un attimo che abbasso poco poco le ripetizioni. Allora, vediamo se non fai capricci. Allora, attenzione, attenzione alla frequenza passo. Circoli X, 1, 2, 3, prova. Cerco di fare la voce del camionista, ma non mi riesce. Vediamo. Anche su questa scheda c'è il sistema che il Roger Beep stacca la scheda eco quando noi passiamo in ripetizione. Con questo sistema, quando ci sono le ripetizioni che la scia è troppo lunga, con questo sistema nelle schede tradizionali, anche in quelle che facevo pure io prima, poi ci ho pensato a fare questo sistema. Quando uno sta parlando, no? Stiamo parlando, poi lasciamo la portante e riprendiamo a parlare in modo repentino, successivamente, subito, succede che si sentono ancora le ripetizioni del passaggio precedente. In questo modo invece si azzera tutto, si ricomincia da capo, è come un reset. Infatti adesso faccio una prova. Prova. Attacco di nuovo e si sente solo il relè che stacca. Ora attenzione alla frequenza passo. E se ne va all'infinito, perché io ho lasciato questo tipo di ripetizione, quando uno se vuole sentire quella scia lunga, diciamo, però deve tenerlo al minimo il volume dell'eco. Alziamo un po' solo per provare. Prova. E così può incominciare a dare fastidio. Alziamo ancora solo per provare, poi lo riportiamo indietro. Prova. Invece così è piacevole sentirlo. Ora attenzione, passo. Forse anche un po' di meno. E diciamo che è tutto per questo apparato. Ripeto, se non piace così sia le ripetizioni sia la velocità dell'eco, da quei trimmer che ho indicato si può sempre migliorare, ecco. Si può personalizzare, se così possiamo dire. Grazie per aver visto il video anche di questo apparato, e anche oggi vi auguro una buona giornata. Grazie ancora.